Senti, oggi creiamo insieme questo stupendo portagioie. Non vi dirò con cosa l'ho fatto, lo scoprirete durante il video. È un portagioie a quattro scomparti con un piccolo scomparto segreto sulla sommità per i gioielli che usiamo più spesso quotidianamente. Ma adesso spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro stupendo Ed portagioie. ecco l'occorrente per creare il nostro portagioie con le scatolette di tonno. Voi non ci crederete, ma queste squallide scatolette diventeranno tra poco qualcosa di magico. E allora, quattro scatolette, un anelli, una bracciale, una collana e una orecchini. Un bel po' di cartoncino. La quantità dipenderà dalla grandezza delle vostre scatolette, perché ci occorreranno quattro tondini grandi come il fondo, più altri due tondini più o meno grandi come la parte superiore, ma poi lo vedremo insieme. Quindi per tagliare sei tondini con questo diametro, dello scotch carta, forbici e righello, la parte superiore di una delle lattine che abbiamo preso, quindi deve essere proprio la sua parte superiore perché ci serve per fare l'orma del tappo, della colla aceto vinilica oppure pistola per colla a caldo con relativa stecca. Passiamo alle parti facoltative. Mi servirà un qualcosa che funga da pippiolino, diciamo così, per il tappo. Io userò questa scatolina portapillole, sarebbe, che non ho mai usato come scatolina portapillole, per mettere sulla sommità del tappo una scatolina che contenga quei gioiellini che metto ogni giorno. Nel mio caso sono i miei orecchini che poserò qua per trovarli facilmente. Ho quella collana che mettiamo più spesso, insomma, quei gingilli che vogliamo sempre avere a portata di mano. Ma voi questo potete sostituirlo con qualunque cosa. Potete usare un piccolo pomello antico dei mobili, potete usare un tappo di un profumo di cristallo. Idem per la stoffa, potete utilizzarla di qualunque tipo. Io qui del velluto bordeaux e del damasco bordeaux, perché voglio farlo un po' in stile natalizio, e delle passamanerie ultra vecchie, come vedete, che ho smontato da una vecchia poltrona che ho fatto ritappezzare. Idem per delle France a cordoncino, di cui userò solamente appunto la parte del cordoncino per rifinire l'interno della mia scatola. Ma voi potete usare qualunque tipo di stoffa e rifinitura che vi aggradi, e poi dell'ovatta, del cotone idrofilo, e poi ci occorrerà anche una matita. Allora, iniziamo subito col tracciare 5 circonferenze grandi quanto la parte del tappo e una circonferenza grande come il fondo della lattina, che sarà un po' più grande. Questo costituirà il tappo, per questo l'ho disegnato in un altro cartoncino. Quindi ritagliamo i nostri dischetti. Prima di andare avanti, controllate che quello che fungerà per tappo, quindi la circonferenza più grande, stia alloggiato dentro la vostra lattina e stia anche un pochino comodo, non stretto stretto. È ancora più importante che il secondo cada dentro la lattina, perché questi due tappi verranno montati uno dentro l'altro e uno fungerà da incastro e uno da incastro superiore, quindi che questo cada dentro la lattina. Perfetto, i due sono perfettamente fatti, di conseguenza li mettiamo da parte. Adesso, tranne su quello di base, poi su tutti gli altri, quindi sui quattro che fungeranno da base della lattina e su quello che fungerà da tappo esterno, che mettiamo tutti qui, mettiamo della colla acetovinilica, non tantissima. Mi tengo mezzo centimetro lontana dai bordi. Prendo un po' di ovatta, non troppo, e la adagio su ogni dischetto. Un po' verrà sacrificata, ma tanto questa sarebbe dovuta essere buttata perché era caduta a terra, quindi non sarebbe stata più utile per il suo scopo. Devo fare sempre queste raccomandazioni, che penso che siano comunque superflue per i simpatici
moralisti che ogni volta si affacciano a farmi la predica, come se io fossi una persona che non sa ragionare. In realtà tutti noi che siamo da questa parte ragioniamo, quindi se facciamo un qualcosa non c'è bisogno di fare tutta sta predica. Grazie. Io naturalmente poi questa non la butto, essendo pulita la conservo sempre nel sacchetto dell'ovatta e poi la userò per qualche altro lavoretto. Mettiamoli da parte. Come vedete, io le lattine le ho spruzzate con una bomboletta dorata, potete anche tingerle con un acrilico, non importa che vengano perfette, perché questa parte verrà coperta comunque dalla stoffa. Quindi a me, vedete qui per esempio, la mia bomboletta non ha preso, ma a me interessava più che altro che prendesse sui bordi, sulle rifiniture. Di conseguenza non importa, ripeto, che vengano perfette. Potete farle anche con l'acrilico a pennello dorato, argentato, di qualunque colore voi desideriate. A tal proposito, prendiamo adesso la misura del lato. Io sono fortunata perché il mio righello è esattamente alto quanto il lato, ma voi, se non avete un righello fortunello, prendete la misura, che nel mio caso è di 3 cm e 3 per il laterale. Prendete la stoffa che volete utilizzare e appiccico sul damasco delle strisce di carta e taglio 4 strisce da 3 cm di larghezza di damasco. Io so già che voi vi state chiedendo perché 4, ora ve lo spiego. Perché rifiniamo anche gli interni della scatoletta, quindi ci servono 2 strisce per l'interno e 2 strisce per l'esterno. Ritaglio dapprima questo rettangolo, guardate quanto mi viene semplice ritagliare con lo scotch, viene un taglio pulitissimo tra le altre cose. Senza sfrangiature. E adesso prendiamo la misura di 4 strisce belle dritte di carta e le ritaglio. Adesso io non stacco assolutamente la carta, anzi la userò proprio come base. Metto la colla e vado a appiccicare, lascio tirare 2 minuti, proprio 2 secondi, il tempo che evapori proprio la liquidità della colla, e la appoggio sulla lattina proprio al centro. Taglio ben bene l'eccesso e la prima scatolina è pronta. Faccio così anche la seconda. A questo punto 2 hanno il bordo laterale fatto e 2 no. E proprio in quelle altre 2, al proprio interno, metteremo le altre fascettine che abbiamo creato, in modo da rifinirne proprio la parte interna. Qui però, prima di... voilà, così, però le dobbiamo anche qui appiccicare, quindi colla sull'interno, specialmente qui sui margini superiore e inferiore, e un attimino inizio ad introdurre la mia strisciolina di damasco. Quindi 2 saranno rifinite all'esterno e 2 all'interno con il damasco. Prendiamo il velluto. Facciamo la stessa identica cosa, quindi foderiamone 4 strisce con lo scotch. E anche qua usiamo 2 fascette per rifinire l'esterno di quelle che hanno l'interno in damasco e 2 fascette per rifinire l'interno di quelle che hanno l'esterno in damasco. Poggiamo qui
voilà. Adesso invece prendiamo le altre striscette e inseriamole. A questo punto avremo questi due tipi di vaschette, una col damasco rifinita in velluto e una in velluto rifinita col damasco. Ora dobbiamo rifinire la parte inferiore ed è qui che tornano alla ribalta i nostri cerchietti cotonati, tutti ovviamente tranne quello che fungerà da tappo. E anche qui prendiamo due quadratini di velluto e due quadratini di damasco. Prendiamo un dischetto, poniamolo al centro, ritagliamo l'eccessivo eccesso di stoffa, scusate il gioco di parole, lasciamo circa 2 centimetri. E adesso per fare questo passaggio, solo questo, preferisco usare la colla a caldo perché, essendo appresa più rapida, mi facilita enormemente il lavoro. Metto colla a caldo sul fondo, attenti che la lattina con la colla a caldo diventa calda, quindi badateci, non mettete le mani sul fondo. Inserite il cuscinetto. E voilà, guardate che rifinitura, neanche in gioielleria. Bene, proseguo così anche con le altre scatoline. E voilà. Adesso prendiamo i due tondini del tappo. Adesso qui seguitemi. Prendiamo il dischetto più piccolo e sporchiamolo di colla. Così, quindi poggiamo il velluto, tolgo questo pezzettino di stoffa, ok, poggiamo il velluto e facciamolo aderire perfettamente. Quindi tagliamo per bene un cerchio, prendiamo un punto e posizioniamo il nostro velluto. Quindi, procedendo a piccoli passi, cerchiamo di essere regolari nella pieghettatura, così, vedete? E mettiamolo da parte. Adesso prendiamo quello con l'ovatta, poggiamolo sul damasco e creiamo un cerchio più largo tutto attorno. Anche qui spargo sull'ovatta un po' di colla a caldo. E poggio in modo che rimanga assicurato. Quindi giro di colla a caldo sul retro. Chiudo, prendo la colla a caldo, metto un bel giro abbondante stavolta e poggio il primo disco sul secondo disco, così, e presso bene. Quindi prendo il mio portapillole, metto un bel po' di colla al centro e lo adagio. Con un cordoncino della mia frangia creo un anellino che saldo con un po' di colla a caldo, così, e che fisso, vedete, attorno al mio portagioie per rifinirlo un po'. E poi rifinisco anche la parte esterna aggiungendo
dell'altro cordoncino. Io non ho un cordoncino unico, ho tanti pezzetti di cordoncino che assemblerò l'uno all'altro pazientemente. Quindi colla a caldo. Se voi avete un unico cordoncino, buon per voi. E questo è il corpo del nostro portagioie, ma così è ancora un po' scarno, devo rifinirlo ancora un po'. E allora tolgo il tappo, prendo gli scatolini, si sono incastrati troppo, gli scatolini col velluto, e partendo dal centro, quindi da dove c'è già la giunzione del velluto, giro tutto attorno alla scatolina e rifinisco. Quindi prendo bene la misura, benissimo, taglio con la colla a caldo, percorro tutta la circonferenza. Arrivati quasi alla fine, a un centimetro, mi fermo. Piego in dentro così l'eccesso e chiudo rifinendo in questo modo. Voilà, vedete, quasi non si vede la giuntura. E guardate quanto è diventata graziosa questa scatolina. Faccio la stessa cosa anche con l'altra. Rifinisco ancora un po' il mio tappino, che così mi sembra un pochino scarno. E metto un altro giro di cordoncino al lato del cordoncino precedente, ma con una tonalità più scura. Ora, questi sono tutti abbellimenti di gusto che voi potete anche non fare, ma che dipendono appunto dal gusto personale di ognuno di noi. Quindi, a seconda della stoffa che andate ad utilizzare, poi apportate tutte le migliorie e gli abbellimenti che desiderate. E ora prendo anche le scatoline con il damasco e nella parte superiore e inferiore metto del cordoncino. Ed eccolo qua, bello e pronto. Guardate che meraviglia, magari messo su un cassettone, su un angolo del comodino. È un oggetto d'arredo quasi d'antiquariato, vista la tappezzeria antica. Ora faccio le foto e vi faccio vedere come usarlo. Quindi apriamo il tappo, poi adesso lo pulisco da tutti i residui di colla a caldo. Qui mettiamo magari i braccialetti e i gradini fanno stare perfettamente incastrate le scatolette l'una nell'altra. Qui mettiamo le collanine, qui gli anellini. Sentite? Proprio sono sotto vuoto. E qui magari, che ne so, che cosa è rimasto? Braccialetti, collanine, anellini, orecchini. Ecco, quindi richiudiamo bene il tutto e voilà, il nostro portagioie d'altri tempi è pronto per essere messo sul nostro comodino. E la sera, senza dover aprire tutto, apriamo questo scatolino e mettiamo dentro, magari, che ne so, la fede. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Visto che bello il nostro portagioie, mi raccomando, fatelo a più scomparti possibile. Potete fare comunque anche una semplice scatolina da regalare o un portagioie a due scomparti. Guardate che carino. Forse è la misura più bellina, anche se poi non sarà così tanto capiente. Però devo dire che più scomparti aggiungerete, più gioielli potrà coglierne. Io avevo soltanto una scatolina portagioielli, quindi ho voluto farne una solo, ma se avessi avuto due scatoline ne avrei fatti due.
da due piani perché sono più armoniosi, più piccoli. Decidete voi l'altezza del vostro portagioie e create un regalo di Natale veramente veramente diverso con le lattine del tonno. Ora ditemi chi crederebbe che questa era una lattina. Guardate le rifiniture, guardate, vi faccio vedere sia quella in damasco dentro che quella in velluto. Fatela come preferite, viene bellissima anche con le stoffe tipo tartan, kilt, a quadretti per il Natale. Bene, ci vediamo al prossimo video, pollice in su e condivisione se questo video vi è piaciuto. Ciao!